Ciao ragazzi e benvenuti in una nuova puntata del Barba Gianni Neofiti per Passioni da Domenico. Continuiamo quella che è un po' la prova dei prodotti da banco, così come abbiamo fatto fino ad ora. Quindi prodotti da banco che stiamo testando, che sto testando in questo mese di febbraio. Oggi ti porto Figaro, che ho già testato sul canale, ma che non ricordo chissà quanto bene, onestamente. Ricordo di aver avuto delle sensazioni non male, ma voglio riprovarla insieme a te. Come sempre, andiamo ad utilizzare per questo set stessi strumenti utilizzati per tutti gli altri prodotti finora appunto portati sul canale, ovvero il ciuffo Tuxedo 24 della Yaki. Questo è lo Yaki. Non mi viene ora il nome, lo mettiamo, Sagrada Famiglia, intanto mi sono tutto sbrodolato. Mentre invece per quanto riguarda il rasoio andremo a provare il Mercur 34C in terza rasatura con le lamette della Persona Super Stylist prodotte in Israele, ok? Andiamo subito quindi a provare il montaggio della nostra crema. Sapone che si rivela essere di una consistenza abbastanza morbida, che andiamo quindi a appiattire qui sul fondo di una ciotola che è stata da me preriscaldata. Eccotelo qui. E partiamo subito con il montaggio, se ce la faccio. Abbastanza scorrevole, tanto è vero che mi è caduto subito il rasoio, il ciuffo, il pennello dalle mani. Allora, ragazzi, vediamo un attimo come si comporta. Vediamo se si comporta in maniera da poterla consigliare. Questo è un... mi ha fatto sorridere perché è un sapone prodotto dalla TDS. Se non vado errato, te lo faccio vedere anche qui, se riesco, scusami, dalla TFS, per Mil Mil, non so se da voi c'è, da noi a Napoli è un sapone, si vendono le ricariche nei negozi di casalinghi, soprattutto per saponi da... saponi per lavarsi le mani fondamentalmente, quindi ricariche da prezzi molto molto economici. Ecco, consiglio, visto che mi è stato richiesto anche in alcuni commenti al video, per cercare di andare a ottenere un montaggio non vaporoso, utilizziamo le punte del pennello, ok? Ovvero, io consiglio, prima andavo a schiacciare un po' il pennello sul fondo, magari scimmiottando sicuramente un po' di video che avevo preso sul tubo, dato che non ci vuole di rasatura tradizionale, non ne sapevo un tubo, non che ora sono maestro, ma un po' di esperienza in più ce l'ho. E ho notato che per riuscire ad ottenere un montaggio particolarmente corposo e non arioso, bisogna lavorare molto con le punte. Tanto vediamo come il sapone stia montando. Ho praticamente eroso pian piano quella parte che avevo appiccicato sulla ciotola, sul fondo della ciotola ne è ancora presente un bel residuo. E pian pianino sto inserendo l'acqua sbarbata come sempre in quest'ultimo periodo in camicia. Vediamo se riesco a non macchiarmi, anche se lo vedo abbastanza complicato, onestamente. Onestamente, un intercalare che vedo che utilizzo molto spesso.
voi ragazzi l'avete mai provato il Figaro? Insomma, per il prezzo che hai un prodotto che ti porti a casa con 1 euro, forse 1,50 euro, non vorrei dire baggianate, però è uno dei più economici fra i prodotti presenti sul mercato dei saponi da banco. Sta molto incuriosendo questo test che sto facendo perché mi sta portando a valutare in maniera diversa rispetto a prima i saponi da banco. Poi arriveremo a delle conclusioni che non voglio anticiparvi, non voglio spoilerare, ma che mi sta portando ad avere una rivalutazione, positiva o negativa che sia, poi lo vediamo insieme. Ma comunque sto cambiando la percezione degli stessi. Tanto possiamo vedere come sapone sia pressoché ormai montato. Figaro che ha una profumazione di mandorla, però una mandorla un po' pungente, una mandorla che insomma mi ricorda un po' il qualcosa di chimico, non la sento una mandorla bella pulita come in altri saponi. Ok, io direi che secondo me siamo veramente pronti. Puoi vedere che il sapone ha montato veramente molto bene, almeno mi sembrerebbe veramente poca. Ci sono poche bolle e quindi ci bagniamo il viso e partiamo con l'insaponata in camicia e maiule. Sapone molto poco corposo. Lo si vede subito dal passaggio del pennello, come il sapone, ops, lasci dietro un po' di quasi un'ombreggiatura, si vede un po' la pelle sotto. Quindi immagino una scarsa protezione. Ma è palese. Magari montandolo un po' così, ma il discorso è che per esigenze di video non mi va neanche di tediarvi più di tanto. Però vedo che si sta un po' asciugando, cosa che non mi dispiace affatto. Non segnalo in questo momento bruciori o pizzicori, cosa che invece l'altro sapone che ho provato nell'ultimo video faceva. Il sentore di mandorla è un sentore che è interessante per queste stagioni, no? Facendo un freddo boia, freddo cane,
Io direi appoggio qui il sapone, sciacquiamo le mani, io direi che possiamo partire. Giusto prova della copertura per vedere un attimo. Non male, copertura non male. Andandola a tirare un po', segnalo una copertura non male, però sento comincia a infastidirmi un po' sempre in zona baffi. Quindi tirandolo il sapone si è un po' rappreso, ok? Sembra Robocop, come mi devo muovere con questa sbarbata in camicia. Quindi, Mercur 34C armato con le Persona Super Stainless in terza rasatura. Leviamo gli occhiali, come si fa ultimamente, e partiamo. Sapore che in zona mento comincia subito ad asciugarsi. Noto anche una lametta non più performante come nelle prime due sbarbate, ma già nella prima ho notato che stava cominciando a perdere il filo. Ora ci troviamo proprio davanti a una lametta che è esaurita. Sciacquiamo il viso. Lascia una patina comunque scorrevole. L'unica cosa che sento di segnalare in questo momento è questo pizzicore sempre in zona baffi, che mi dà un po' fastidio. Andiamo un po' a ravvivare un po' il nostro sapone. Altre due gocce così. Non ho visto neanche il pre-barba oggi, eh? Non so neanche se Figaro ce l'ha il pre-barba. Sapone che non lascia
Segni di evanescenza, molto molto bene. Forse qualche parte comunque un po' trasparente. Zona guance. Ma non mi lascia segni di evanescenza. Ottimo, ottimo passaggio. La lametta è poco affilata. E infatti ho riaperto un punto rosso che avevo fatto nella vecchia rasatura. Perfetto. Sciacquiamo. Svuotiamo perché veramente qui è diventato un qualcosa di ingestibile e andiamo a fare il contropelo, un po' pericoloso, ma voglio provare fino in fondo queste lamette. Buon risultato, non particolarmente profondo per ora in zona sottobaffi. Solitamente con quei movimenti riesco a ottenere un BBS, mentre invece in questo caso no. Andiamo quindi a mettere ancora un po' d'acqua nel nostro sapone, che è venuto su una crema veramente molto yogurtosa, non male, per merito anche di questo pennello che io giudico essere stratosferico. Rapporto qualità-prezzo eccellente, mi sento di consigliarlo. Ma d'altronde è un pennello iperconosciuto, forse credo che sia tra i più venduti in assoluto. L'ho visto tantissime volte, se non questo, se non il Sagrada, che è questo, il Sagrada Famiglia. Ho visto sicuramente questo ciuffo taxido utilizzato da tanti tonsuri. Andiamo. Macchiato un pochettino.
Sciacquiamo e vediamo com'è andato. Allora ragazzi, la sbarbata, traiamo subito le conclusioni con acqua fredda e andiamo subito a mettere un po' di allume mentre vi parlo un po' di questa sbarbata, che è stata una sbarbata non tanto profonda, però sono uscito indenne, nel senso che la scarsa profondità della sbarbata è dovuta a una lametta ormai poco affilata, che però non mi ha portato sgranature particolari, non vedo una pelle abbastanza riposata. Ripeto, l'unico problema di questo sapone è che mi porta un po' di bruciore in questa zona, però non subito. Qui per esempio è perfetto, zero, nulla, giusto forse un po' qui dove sono andato a pizzicarmi. Ottimo veramente. Ok, quindi mentre facciamo asciugare un po' il tutto, andiamo a trarre le conclusioni su anche gli strumenti utilizzati oggi. Mentre ti faccio vedere quanto ne è rimasto ancora di sapone, avevo fatto veramente un prelievo abbastanza abbondante. Allora, pennello, ragazzi, lo ripeterò all'inverosimile, questo pennello ho acquistato forse due o tre settimane fa, ormai porto solo questo in video. In questo momento è entrato proprio di diritto nella top, il primo posto tra i miei pennelli. Ecco, vedi, è rimasto un po' di questo solo rispetto a quello che avevo portato, e l'ho prelevato come sapone. E niente, quindi il pennello è un pennello che veramente ti monta in maniera perfetta il sapone, ha un backbone giusto, vedo che il puntino rosso è anche da lui, ha un giusto backbone, quindi sostenuto ma non in maniera incisiva, non è duro il viso, bensì è un sostenuto giusto. Voglio sciacquare per continuare la rassegna di questi prodotti. Per quanto riguarda invece la lama è una lama che non è fra le mie preferite, perché non ha mai avuto un taglio preciso. La lama che mi ha regalato la metta, pacchetto di lamette che mi ha fatto provare regalando per il mio amico Luca Imparato, che saluto, ciao Luca, è una lametta che praticamente non mi ha mai convinto del tutto, perché nel primo taglio l'ha sentita un po' dura, poi il secondo taglio sì, si è ammorbidita, ma aveva già perso un po' di filo, quindi non aveva lasciato quella che era la profondità di taglio della prima sbarbata, e oggi è andato continuando con la perdita di filo, cioè oggi è andata proprio ad esaurimento. Quindi nulla di trascendentale per il mio viso. L'ho sempre usata su una barba di 2, massimo 3 giorni. Oggi erano 2 giorni e mezzo che non mi sbarbavo. E mentre invece per quanto riguarda il sapone lo reputo essere un sapone molto interessante, perché per 1,50 € ti porti a casa un saponcino alla mandorla, se ti piace l'odore di mandorla, che ha una buona meccanica, che ha una buona scorrevolezza, anche una buona protezione a mio avviso, e che l'unica cosa è che non ti deve dar fastidio come a me in determinate zone del viso, portandoti un po' di bruciore per qualche componente che c'è. Se ti piace la fragranza, tu puoi andare benissimo in negozio, lo snasi, dici vabbè, sa di chimico, che non può di girare, non esiste, no? Se ti piace la fragranza, per euro, raga, cioè, ne vale tutta la pena. Quindi ottimo veramente. Molto bisfrattato questo Figaro, però a mio avviso per 1 euro ne vale la pena.
Allora, ho messo il dopo barba senza fartelo vedere. Oggi vado di un dopo barba analcolico, che è proprio il sapone un classicone proprio. Dopo barba analcolico estratto di camomillantos, quindi ha quell'odore proprio classico, un po' si avvicina leggermente al denim original, però è analcolico, quindi se non ti va di mettere su un balsamo piuttosto che un prodotto alcolico, ecco che c'è questa marca che fa questi dopobarba, costano 5 euro se non vado errato, che non sono affatto male. Ok? Bene ragazzi, il video termina qui. Mi raccomando, iscrivetevi al gruppo Neofiti per Passione, avete tutti i link in descrizione, iscrivetevi al canale YouTube, anche perché vedo che più della metà delle persone che segue i miei video non sono iscritti. Quindi, che vogliamo fare? Iscrivetevi qui. Ragazzi, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di settimana e ricordate, pura barba sa da sapere fa. Ciao!